carissimi amici del metropolitano.it, questa si trova in compagnia di Enrico Silvestri per commentare appunto la serata svoltasi presso il club più cool di Reggio Calabria, ovvero il Maracià. Allora Enrico, raccontaci l'esito della serata, com'è andata? 1x o 2? bene, sì. Per quanto riguarda la tua carriera, come mai hai come hai scoperto di essere portato per fare il DJ? Un bel po' di anni fa ho iniziato con rock, quindi con un altro genere rispetto a questo nel 98. Fondamentalmente per passione, poi all'inizio suonavo insomma il rock, ti dà un po' l'alibi di poter suonare anche male, quindi di entrare a strappo così come va, finisce il pezzo e parti con quello dopo. E poi a poco invece ho iniziato a voler suonare bene, e a quel punto non avevo più le canzoni per farlo perché il rock mi permette meno di poter suonare in battuta. Allora ho iniziato ad avvicinarmi alla musica elettronica, che comunque mi piaceva, però mi mancava proprio un background di dance eccetera. Ho iniziato a comprarla, ascoltarla eccetera, ad amarla, apprezzarla, e da lì ho iniziato a volerla suonare bene. E quindi fai conto nel 2004 ho iniziato a fare le mie prime serate di house, di elettronica, di dance in generale. Fino ad oggi insomma è una passione forte che ho, insomma mi piace tantissimo come genere, quindi mi piace. Ti piace molto la console? Sì, è una di quelle cose che ti permette di avere un contatto diretto col pubblico, quindi di suonare con una reazione immediata delle persone, mentre il lavoro che faccio io la reazione non è mai immediata, nel senso tu registri qualcosa che poi va in onda ma non vedi la reazione che hai sulle persone, certo. Qui è tutto immediato, cioè come il teatro insomma, quindi quello che tu fai provoca una reazione immediata, o buona o negativa. Stasera è andata bene. Certo. Bene Enrico, so che hai anche un bel curriculum, con tanti anni di esperienza, soprattutto come speaker radiofonico e anche come attore. Parlaci di quest'ultima, diciamo, esperienza. Ma l'attore praticamente dal 97 che lo faccio. E a poco ha preso sempre più spazio, fino poi praticamente a rinunciare alla carriera televisiva per concentrarmi su questo. Solo sulla musica, quindi? Anche, no, proprio sul concerto. Ho lasciato tutto quello che era invece, diciamo, musicale, sì? E televisione musicale per fare l'attore, basta. È una carriera che mi soddisfa, è a tempo pieno per me, quindi è una cosa che fondamentalmente è un mio bisogno, una mia ispirazione. Una necessità di esprimermi in quella maniera, e quindi che ti devo dire, insomma, cioè alla fine ti dai completamente a questo mestiere e cerchi di ottenerne il massimo, di rendere bene anche lì, cioè io sperimento molto con i mestieri, quindi sono partito con che facevo speaker, ma nemmeno, io sono iniziato che facevo il musicista, quindi sì. Da lì ho iniziato in TV. In TV ho iniziato a fare radio, dalla radio ho iniziato a fare l'attore, dall'attore ho continuato a fare televisione e altre cose, insomma, poi ho iniziato a fare il DJ, cioè sono un po' di tutto, quello che parte del mondo dello spettacolo. Tanti aspetti, sì, dello show business. E qualche consiglio in merito ai molti aspiranti speaker radiofonici che vorrebbero intraprendere questa carriera? Per mio gusto io preferisco le persone che sono, diciamo, naturali, spontanee, sincere, quindi che abbiano un approccio particolare dove siano se stessi. Che siano anche sciolti nel linguaggio magari. Beh, sicuramente, poi che ci sia anche una decenza di linguaggio, insomma, non mi piacciono, ecco, non amo molto la radio volgare, sì, insomma, sì. Preferisco. A parte, a me piace proprio la radio dove lo speaker parla del pezzo che sta per mettere, quindi è una vecchia concezione ormai del DJ. Vecchia scuola in pratica. Sì, cioè praticamente per me, a meno che non fai, che ne so, informazione, non fai altre cose, allora è comunque piacevole, però preferisco comunque un approccio più musicale della radio, cioè per me la radio è una roba dove ti sintonizzi, ti aspetti di sentire una canzone e dopo qualcuno che ti parla della canzone che viene dopo. Questo un po' si è perso oggi, nel senso che le radio tendono bene o male a fare sempre gli stessi 40 pezzi, e si parla sempre meno di questo, le canzoni sono un pretesto per parlare di altro, però voglio dire, in questa concezione poi ci sono anche le web radio, c'è tanto che poi ti permette poi di essere libero, di non avere un editore dietro che può controllare. Bene Enrico, infine lancio un urlo. Un urlo? Un urlo.
Questo non è un urlo. Non mi è venuto del massimo che posso fare. Bene, e con questo abbiamo finito. Enrico Silvestrin. Grazie, grazie a voi. Dal Marajà Reggio Calabria è tutto. A voi del metropolitano.it.